Ho l'impressione di parlare un po' fuori dal coro, anche se la vostra quantità pian piano comincia a confortarmi, perché ero arrivato qua con molto scetticismo, con l'idea che per quanto noi gridiamo o gridassimo o grideremo, Berlusconi le dimissioni non le dà. Noi credevamo che il nostro Presidente del Consiglio avesse con Mubarak in comune una nipote e invece c'è anche questo vizietto di non voler dimissionare. Neanche se l'esercito dice non ci sto e lui rimane lì. E perché non vuole darle? Ma è stato già detto dai miei amici oggi, tanto perché lo sappiamo, il giorno che non avesse più il potere si troverebbe nelle mani della magistratura. Ma il secondo, perché c'è intorno a lui una grossa fetta di società disposta a sostenerlo. Sono deputati che, se si va subito alle elezioni, non hanno accumulato abbastanza per la pensione, altri che non saranno rieletti nel prossimo Parlamento, persone che non riceveranno più bigiotterie o posti di sottosegretario. Cioè, è molto bene sostenuto. E allora che cavolo ci stiamo a fare noi qua? Io ci sono venuto con un'idea molto ben precisa. Siamo venuti qui a difendere l'onore dell'Italia. Siamo venuti qui per ricordare al mondo che non siamo tutti un paese di prosseneti, che non tutti gli italiani ritengono che se avessero soldi abbastanza farebbero lo stesso, che non tutti sono padri che dicono alle figlie dai dai perché qualcosa ci guadagniamo, eccetera eccetera. Forse non saremo molti, ma se vi ricordate, sotto il fascismo era stato imposto ai professori universitari il giuramento. Hanno giurato tutti, meno 11 che hanno perso il posto. Quegli 11 hanno salvato l'onore dell'università italiana. Io sono venuto, sì, cosa ha detto Zagrebelsky, noi non vogliamo niente per noi, no, sono venuto per salvare il mio onore anche. Perché cosa mi succede ogni volta che mi trovo all'estero? Ancora pochi mesi fa mi battevano affettuose manate sulle spalle dicendo oh, vi è capitata bella voi, ma erano sorrisi di solidarietà. Adesso hanno cominciato a guardarci male e a dire ma perché voi non dite niente? Cosa che quando me l'ha chiesto 2 mesi fa un giornale tedesco mi sono arrabbiato come una bestia, perché ho detto ma ci sono quotidiani e quotidiani che giornalmente criticano la politica del governo, il comportamento del Presidente del Consiglio, ci sono scrittori che hanno scritto libri, non lo sanno, fa più rumore un reggiseno che cade che un articolo di fondo. Oggi mi dicono che ci sono qui delle televisioni straniere e giornalisti stranieri. Benissimo. Finalmente! E finalmente toccheranno con mano che ci sono in Italia anche quelli che dicono no e che non vogliono essere confusi coi peggiori dei loro fratelli, come nella canzone di Strehler, mi son de quei,
che parli no. Detto questo, si tratta solo di allargare il numero di coloro che abbiano il coraggio di presentarsi anche tutti i giorni, se fosse il caso, in piazza e dire no, noi no. Non è che saremo quello che la Marcegaglia ha detto all'Italia che va a dormire a letto presto. Io vado a dormire a letto tardi, ma perché leggo Kant? Tuttavia, qui c'è una riunione per chiedere le dimissioni e mi sembrerebbe un po' così poco leale e collaborativo essere venuto qui solo per manifestare il mio scetticismo. Cerchiamo un argomento. Io credo che si deve chiedere a un Presidente del Consiglio di dimettersi non per il suo eccesso di satiriasi, ma per il suo eccesso di schizofrenia. Volevo iniziare manifestando la mia simpatia e solidarietà col Presidente del Consiglio, che negli ultimi mesi ha fatto una cosa molto giusta, in sintonia con quello che ha fatto anche il Presidente della Repubblica. Uno Stato straniero, nella fattispecie il Brasile, si rifiuta di estradare una persona che è stata condannata a 3 livelli di giudizio dalla magistratura italiana. E per difendere l'onore dello Stato si dice no, voi dovete prima darla a noi. Anche se siete convinti che si sia trattato di un errore giudiziario, non potete giudicare la nostra magistratura, a meno che affermiate che è la magistratura venduta a un governo dittatoriale che tortura i cittadini e conculca le libertà. Siccome questo non è stato, si difende la dignità dello Stato difendendo la libertà, la legittimità e la dignità della nostra magistratura. E bravo Berlusconi. Ma allora perché, se difende la dignità della magistratura quando accusano un altro, delegittima la magistratura quando accusano lui? E si badi bene, quell'altro vogliono metterlo all'ergastolo e buttare via la chiave, mentre Berlusconi vogliono solo convocarlo per contestargli delle ipotesi di reato. Questa è schizofrenia. Questo è non ricordare il giovedì cosa si è detto il mercoledì. Come si può essere governati da uno schizofrenico? In ogni altro paese, escludendo, non so, l'Iran o non so che, non si potrebbe. Io spero tanto che da oggi, grazie anche alla vostra partecipazione, non si debba potere neanche qua.